Salute a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo. Ebbene sì, sono al comando di una lista nanica. Ero in una partita in ladder, era una cosa che volevo provare da un po', non so perché la costa è molto forte, lo immagino, ma è straordinariamente popolare, la piccano tutti quanti. E io di solito cantero la costa dei vampiri con l'impero, ma la partita che è sempre uguale, cioè praticamente un'unica lista imperiale che è talmente efficace che dopo un po' non ha neanche senso cambiare. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di provare una cosa che volevo tentarmi da un po' e ebbene sì, sono andato con un rush nanico. Tutto in avanguardia, minatori, ranger e a seguire sventratori e girocottoli con la Death Star di eroi per andare a picchiare i nostri amati pirati vampiro. È un match secondo me che avvantaggia parecchi nani, però io non so usare molto bene i nostri dawi, quindi volevo un po' allenarmelo. Allora, cosa sta succedendo? Ero in avanguardia, ma aspettavo di avere il nemico molto più vicino ed ero già pronto con ben 5 unità di minatori con le cariche esplosive. Non sono i combattenti migliori del mondo, 20, 18 e 20 22 di forza dell'arma, anche se hanno i buoni danni penetranti, però bastano e avanzano per distruggere gli zombie che faticano a spezzare l'armatura di 80 e soprattutto con un paio di salve delle blasting charges, delle cariche esplosive dei minatori possono fare sicuramente malissimo. Dietro a seguire abbiamo un sacco di balestrieri nanici, di balestrieri e ranger. Hanno buona gittata 160, dovrebbero sparare più distante addirittura degli archibugi, quindi possono sparare relativamente dalla distanza di sicurezza. In caso hanno comunque scudo, quindi si difendono dal controtiro avversario. Due unità di minatori normali perché mi avanzavano i punti e volevo difendermi i fianchi, e questo è il mio rush. A seguire due unità di sventratore, ovviamente per andare a dare la caccia a Immorgul e la mia tripletta di eroi. Allora, abbiamo Felix, ovviamente per le cure, ovviamente perché è un gran figaccione, mi piace molto. È un po' la versione, diciamo, se Sigvald è un po' quel tipo di belloccio che ti porta nel ristorante chic, una specie di cos'era, 50 sfumature di Sigvald nel vecchio mondo. Questo invece è un po' il figaccione da taverna, quello che si ubriaca con la birra scadente e poi si mette a suonare la chitarra. Mi sta antipatico anche lui, ma un po' meno. E poi abbiamo Ungrim Iron Fist, irriducibile, ottima armatura, è uno sventratore, quindi più che in grado di fare a pezzi Morgul e eventualmente anche un colosso Necroflex. Per rallentare i vari Morgul e varie diciamo unità veloci della costa, mi sono portato dietro un semplice Forgia Rune con soltanto due abilità. Mi sono portato dietro ovviamente Wrath and Ruin, diminuire la velocità dei Morgul è essenziale, li tieni in campo, li posso bersagliare con i balestrieri, i Morgul non sono corazzati, o raggiungere con gli sventratori, e poi abbiamo ovviamente The Rune of Negation per dare un po' di buff quando eventualmente la battaglia si riduce a eroe contro eroe. Per quanto invece riguarda la lista della costa, abbiamo una frontline praticamente inesistente, ci sono soltanto un paio di zombie pirati qua e là a fare i danni davvero, ci pensa la regina Bess, buffata qua dallo spettro di artiglieria. Abbiamo un vampiro, un capitano della flotta dei vampiri su granchietto con soltanto due magie. Abbiamo Vocazione di Nek, ovviamente Drown Dead per evocare altri morti sul campo di battaglia. La macchia nera qua isolata, pronta a sniperare qualche incauto minatore e a proteggere la regina Bessa. Abbiamo un po' di volanti, Felbatz, abbiamo i pipistrelli, abbiamo Luthor in volo qua e ovviamente una guardia abissale. A me non piace tantissimo, non ha tanta forza l'arma, ma non ha tanti danni penetranti, è estremamente fragile. Io non so perché questa unità crolla sempre al minimo urto. E poi nell'estrema avanguardia dei Morgul che adesso si stanno avvicinando e sono ovviamente invisibili. Abbiamo anche dei Deck Gunners per un po' di tiro di qualità. Allora, qua partono i primi colpi della Bessa. Io cerco di schivare come posso, vedete una prima pizza è caduta qua senza fare tanti morti, questa invece ha centrato il fianco della mia unità distruggendo qualche minatore. Qua è riuscita addirittura a colpire in volo i miei poveri girocotteri che in questo momento sono bersagliati anche dai Death Gunners, quindi mi devo un po' allontanare. L'idea era di usarli contro i Morgul, non mi aspettavo Luthor. Una volta visto Luthor in cielo ho capito sostanzialmente che loro sarebbero stati una grossa distrazione per il mio avversario tutta la partita. Qua continua l'avanzata, il rush di minatori nonostante l'avanguardia. Ci sto mettendo un secolo e mezzo per via delle gambe corte del nostro, dei nostri nanetti. I
I girocotteri qua stanno bersagliando Luthor, che invece li sta inseguendo sparacchiando con la pistola. E poi improvvisamente mi sono reso conto che il Forger 1 non era nello stesso gruppo con gli eroi e gli sventatori, e quindi è rimasto qua isolato. Peccato, per il mio avversario, avrebbe potuto probabilmente capitalizzare e provare a sterminare il mio eroe, invece si è concentrato sui girocotteri. Qua continua la regina Bess, non sta facendo i migliori danni del mondo. Vediamo un po': 12 morti, ha già consumato un bel po' di proiettili, quindi non è andata benissimo per la regina Bess in questa occasione. Non ha fatto tantissimo, però sta continuando a bombardare questo. No, è stato schivato ancora una volta. Vedete che le cariche esplosive fanno piuttosto male agli zombie, mi danno una mano a pulire velocemente il campo di battaglia. Un'evocazione zombie con pistola contro i miei sventratori, poi invece i minatori che dovrebbero portarsi a tiro con le cariche esplosive per distruggere i deck gunners e liberare quindi diciamo il campo dalla prima dell'unità di tiratori. È partita un'invocazione di Neck per tenere in piedi quest'unità, ma è bersagliata dai miei balestrieri. Lì la situazione dovrebbe essere piuttosto compromessa. I pipistrelli stanno facendo quello che possono insieme a Luthor per distruggere i miei girocotteri. Non hanno in realtà fatto tantissimo, 0 uccisioni e 3 uccisioni solo perché sta combattendo contro i pipistrelli. Hanno fatto un po' di male a Luthor, ma più che altro hanno distratto quelle unità del mio avversario. E la Guardia Nera se la sta cavando straordinariamente bene, ha spezzato la carica di questi poveri minatori che, poverini, combattono davvero male. Combattono praticamente bene come la macchia nera: 20-14, 20-18, 22 contro addirittura 27. Quindi non c'è tanta speranza per questi minatori, ma hanno almeno allontanato l'unità di tiratori del nemico. Non so perché questo blob mi sia uscito così male. Probabilmente stavo provando a sniperare la regina Bess. Intanto i miei sventratori si stanno buttando in avanti. Mi sono perso il duello di Ungrim e Felix contro il capitano dei vampiri. È stato sterminato subito. Vedete qua, il granchietto rimane giace a terra. Luthor sta continuando a provare a gestire il reto della mia formazione, e nel frattempo i Morgul sono arrivati. Hanno trovato, non sanno qua bene se sgranocchiare un po' di Rangers o buttarsi sui minatori. Alla fine optano per i Rangers, ma nel frattempo gli sventratori sono sulla regina Bess, e Felix e Ungrim stanno andando a dare la caccia allo spettro di artiglieria su granchietto. Bersaglio grande contro Ungrim non è una buona idea. Ungrim si getta alla fuga e accompagnato dai suoi sventratori che devono andare a intercettare i Morgul, e intanto Felix non ha capito bene cosa deve fare. Sì, Felix, è la regina Bess, è quella che ti ho chiesto di distruggere. No, vabbè. No, non posso commentare una roba del genere. Panino di minatori intanto qua sulla macchia nera. La macchina nera sta cavando decisamente bene. 52 uccisioni, sta resistendo, sta respingendo una carica dopo l'altra. Quindi questi zombie, questi coraggiosi zombie archibugieri se la stanno cavando bene a colpi di polvere da sparo e baionetta. Ma i minatori sono tornati più vendicativi di prima, e a colpi di piccozzone e martellone dovrebbero avere la meglio su questa unità. C'è anche il panino. I ranger si stanno rischiarando, l'unità dei nani un po' vanno in fuga, un po' si richiamano, e intanto qua senza tiratori in cielo i miei girocotteri si possono, nonostante siano solo 2 dei 6 che avevo, si stanno dedicando allegramente a spunzecchiare, a dare un po' di fastidio a questi morgoli. I minatori non hanno tante speranze di resistere, ma gli sventratori sono qua apposta per ingaggiare questo epico e letale duello contro questi mostruosissimi, disgustosissimi creature, questi disgustosissimi spettri degli abissi. Ungrim ha appena decapitato, direi, ha appena mandato a gambe all'aria uno dei Morgul. Si stanno del resto disgregando, sfracellandosi da soli, stanno morendo piuttosto male. Felix qua finalmente è riuscito a fare qualche cosa. Evidentemente ha provato una battuta da rimorchio sulla regina Bess, e la regina si è cappottata. Ci sta ripensando, torna a finire la guardia abissale. È uno scontro. Non so dove sia Felix. Ok, è qui in mezzo. Un bel colpo di spada. È uno scontro abbastanza, vabbè, abbastanza bene, diciamo, per lui. 50-55, 49-40-33. Quindi è riuscito da solo a spezzettare questi vampiri, questa guardia abissale. Al grido di Gotrica me fa una pippa. Rimane soltanto Luthor a terra. Ci sono anche dei pipistrelli qua che hanno evidentemente inseguito i miei girocotteri.
girocotteri, poi il mio avversario se l'è dimenticato, però senza truppe a terra la situazione non è bellissima per la costa dei vampiri. Luthor sta facendo quello che può, c'è Ungrim, ci sono i girocotteri che lo stanno tempestando. Sfortunatamente per me Felix è un po' isolato qua, si è beccato una pistolettata in faccia, ma appena Ungrim si alza in volo, Luthor si alza in volo, che subito inizia a perdere disciplina, quindi riesce a distruggere l'ultimo girocotter, a mandare in fuga la mia unità, ma a questo punto direi che non c'è più molta speranza per la costa, la disciplina inizia ad abbassarsi e poi alla fine l'armata dei vampiri, l'armata della non morte si disgregano e danno il campo di battaglia in mano ai simpatici nanetti. Non so perché mi è venuta questa idea di giocare i nani. Come vedete i nani si possono giocare anche senza boxare, per il resto è stata una partita divertente, uno scontro abbastanza simpatico questo nani contro costa. La regina Bess se l'è cavata benissimo, se la sono cavata benissimo anche la guardia abissale, dicevo che a me non piace perché è molto molto fragile, i danni li fa, ma per quello che costa dovrebbe essere una di quelle unità che arriva fino alla fine, invece si disgrega benissimo. MVP della partita ovviamente Felix, che ha rimorchiato la regina Bess col suo fascino e poi ha fatto a pezzi qua i parenti della regina Bess un po' incacchiati, un po' gelosoni. Ungrim è riuscito a fare a pezzi direi a questo punto soltanto lo spettro di artiglieria, poi ha inseguito, o forse era un Morgul, non lo so, non ha fatto tantissimo, non ha performato bene. Il forgiarune solido e il resto è una lista secondo me molto buona, è molto efficace, è abbastanza difficile da gestire per la costa, quindi non so, come base di lista mi sembra abbastanza buona. Non sono riuscito a usare tanto bene i girocotteri, non mi aspettavo Luthor in cielo. Per quanto riguarda Stranga, la lista secondo me non è male, la regina Bessa è la risposta più efficace a questo tipo di gioco, è un ottimo deterrente, servivano probabilmente più corpi in campo, diciamo che avere così pochi numeri non l'ha aiutato tanto, forse si aspettava qualcosa di più boxato, si aspettava più una classica armata difensiva dei nani, e allora la regina Bess sniperandomi i cannoni poteva essere utile, ma una volta visto il rush è stato un po' più difficile. Comunque GG al nostro Trango, un giocatore molto simpatico, molto, molto sportivo anche. Per questa volta quindi da Von Arcadius e dal Vecchio Mondo è tutto, ma ci rivedremo molto presto, chissà se riuscirò a portare i nanetti un po' più spesso per la gioia di voi tutti fan delle gambe corte. Per questa volta quindi è tutto, al prossimo campo di battaglia.